Segregated South. I later moved to the northern part of the country where I realized that black people were equally victimized by racism and oppression. I grew up and became a political activist, participating in student struggles, the anti war movement, and most of all, the movement for the liberation of African Americans in the United States. I later joined the Black Panther Party, an organization that was targeted by the COINTELPRO program, a program that was set up by the Federal Bureau of Investigation to eliminate all political opposition to the U.S. government's policies to destroy the Black Liberation Movement in the United States. credo che fosse l'hotel Albert dopo aver appeso i miei vestiti e fatto una doccia decisi di andare da qualche parte a mangiare al piano terra nell'atrio c'era una donna nera grossa e alta vestita in modo da far colpo aveva i capelli neri con venature argentate lunghe ciglia false e un sacco di trucco addosso Oh, guarda la bambina, disse fissandomi. Prego, dimmi come sei finita in questo buco. Vieni direttamente dall'Alabama, cara? Dove stai andando, dolcezza? Mi limitai a fissarla. Capisci la mia lingua, cara? Sai parlare? Dove stai andando, dolcezza? Sto andando fuori a mangiare, dissi cautamente. Dove stai andando a mangiare, tesoro? Non lo so. Bene, vieni con me, dolcezza, possiamo mangiare insieme. Sto per avere un attacco di inedia. Rimasi là a fissarla. Dai, vieni, amore mio, non voglio morire di inedia ora. E tu? Ti piace il mangiare cinese? Sì, risposi, chiedendomi perché si interessasse tanto a me e come sapesse che ero nuova dell'albergo. Camminammo fino a quando arrivammo a un ristorante cinese. Per tutto il tempo parlò senza interruzioni. Improvvisamente mi ricordai di quanti pochi soldi avessi. La mia intenzione era stata di mangiare un hot dog o qualcosa del genere. Senta, le dissi, non ho abbastanza soldi per mangiare qui. Questo posto sembra caro e sono piuttosto al verde. Forse mangeremo insieme un'altra volta. Senti, amore, disse. Non ti ho portato in giro tutto questo tempo per mangiare da sola? Odio mangiare da sola. Così sei costretta a farmi compagnia. Mi toccherà offrire da mangiare al tuo culo al verde. L'eroe è estremamente grata. Miss Shirley, così si faceva chiamare, era una parlatrice infernale, sembrava sofisticata e campagnola allo st stesso tempo, veniva dalla Georgia, ma era stata a lungo a New York, aveva vissuto al village per molto tempo, anche se diceva di essere una zingara. Ordinai qualcosa del tipo chupsui, la cosa più economica del menù. Cosa stai cercando di fare, dolcezza? disse. Eh, farmi star male? Senti, adesso te ne stai seduta, apri le orecchie e lasci che ordini io. Ordinò talmente tante cose che, quando ce le portarono, banchettammo. Ce n'era così tanto che facemmo fatica a finire. Adesso va meglio, tesoro? Adesso mamma può godersi la vita. Arrivò il camelier, al cameriere e ci chiese se volevamo qualcos'altro. Se non posso avere te, disse Miss Shirley, sbattendo le ciglia, vorrei il conto. Il cameriere, un cinese alto e magro, arrossì e corse via. Questa è una tipa coraggiosa, ricordo di avere pensato. Per quanto tempo hai prenottato la tua stanza? chiese Miss Shirley. Fino a domani. Che farai dopo? Mi troverò un altro lavoro, le dissi. Poi raccontai del mio lavoro alla mensa. Rise fino alle lacrime. Bene, dolcezza, mi chiese: Da che cavolo stai scappando o dove diavolo stai correndo? Le raccontai la triste storia di mia madre in ospedale. Ti aspetti davvero che io creda a questa storia? Giurai e giurai che era vero. Non sono mica scema, dolcezza. Sono abbastanza a lungo in queste strade per avere capito che stai scappando da qualcosa e se non me lo vuoi raccontare sono affari tuoi. Ma mi piace e cercherò di aiutarti se posso. Le ero grata e non sapevo cosa dire, così non dissi nulla. Senti, ho un amico che lavora nella Bleeker Street. Vuole prendersi un po' di vacanza per andarsene in giro con un amico, ma non vuole perdere il lavoro. Potresti lavorare al suo posto fino a quando non ritorna? Bene, dissi. Ero pronta ormai a tutto. Bene, non proprio tutto. Andammo al bar e ci venne incontro un tipetto bianco, mingerlino. Sedetevi e riposatevi, torno tra un minuto. Ci sedemmo un piccolo tavolino rotondo. Volete un espresso? ci chiese. Certo, disse miss Shirley. Ci portò due piccole tazze di roba nera, ne bevi un piccolo sorso e credete di strazzarmi. Miss Shirley scoppiò a ridere. Bene, vedo che sei proprio agli inizi dovrò fare qualcosa per la tua istruzione. Mi misi d'accordo con il ragazzo per prendere il suo posto per quattro giorni e lui mi mostrò cosa fare. Se dimentichi qualcosa o hai delle domande, chiedi al marinaio disse indicando un uomo con tatuaggi su tutte, su tutte le braccia. Avrei incominciato a lavorare il pomeriggio del giorno dopo alle quattro. Non sapevo ancora come avrei pagato l'affitto dell'albergo nei giorni seguenti, perché non mi avrebbero pagato il lavoro al bar fino a quando il ragazzo non fosse tornato dalle ferie. Disse a miss Shirley la cosa stessi pensando. Parlerò a Freddy, disse, e vedrò se può fare un piccolo credito alla mia cara amica. Altrimenti puoi venire da me e dormire sul pavimento. Tornammo all'albergo e cercammo un Freddy. Non voleva farmi credito. Miss Shirley continuò a mercanteggiare. Quanti soldi hai? mi chiese. 15 dollari. Va bene, dammene 10 e il resto te lo presto io. Così puoi prendere la stanza per una settimana. Le diedi i soldi e Freddy mi disse che dovevo trasferirmi in un'altra stanza, che andava bene per me. La stanza era minuscola, ma almeno avevo un bagno, e io avevo un posto in cui restare fino alla fine della settimana. Ero molto grata a Miss Shirley. Bene, mi disse. Buonanotte. Mamma deve andare a lavorare. Dove lavori? Ovunque devo, disse. Ovunque posso. Ero stanca morta, il letto era come un'oasi. Mi svegliai il pomeriggio successivo, era quasi luna. Feci una doccia, mi vestii e andai a cercare qualcosa da mangiare. Poi ritornai all'albergo e bussai alla porta di Miss Shirley. Mi aprì la porta con un rasoio in mano. Quasi svenni, si stava facendo la barba. Miss Shirley era un uomo. Quando vide la mia reazione, scoppiò a ridere: Hai ancora molte cose da imparare, dolcezza? Sì, 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 molte cose. Ridemmo fino alle lacrime, in un certo modo era terribilmente divertente. Andai presto a lavorare quel pomeriggio. Il lavoro non era male e potevo mangiare tutto quello che volevo, il che significava che non avevo bisogno di pranzare. Le mance non erano molto alte, ma mi avrebbero permesso di vivere fino a quando doveva tornare il ragazzo. Ogni donna nera praticamente ovunque in America Può mettersi a raccontare come viene abbordata, eh, riceve proposte e viene molestata da uomini bianchi. Molti considerano tutte le donne nere potenziali prostitute. Al village questo fenomeno era dieci volte peggio che negli altri posti. Non potevi andare da un angolo all'altro senza che qualche bianco ti fischiasse dietro, ti seguisse o facesse risuonare i soldi nelle tasche. Una mattina nel parco incontrai una coppia di Harlem all'incirca della mia età che mi disse di essere scappata da casa e di vivere in una stanza al village. Gli dissi che anch'io ero scappata di casa e diventammo subito amici. Iniziammo a discutere di come gli uomini bianchi si comportassero con le donne nere. Sì, sghignazzarono, ma noi abbiamo qualcosa per quegli stronzi. Sì, chiesi. Sì, li mettiamo a posto noi. Come? Chiesi. Me lo spiegarono. Il loro era il gioco di Murphy. Mi spiegarono come, fu come funzionava ed io lo scoppiai a ridere. Pensai che fosse un piano brillante. Vuoi provarci? Conosco i bianchi. Gli piacerai. Ero ansiosa di provare questo nuovo piano perché significava soldi a palate e sarei stata in grado di restituire i soldi a Miss Shirley e trovarmi un vero posto in cui stare. La prima sera, dopo aver finito il mio lavoro, mi incontrai con Pat e Ronny nel parco. Pat ed io eravamo l'esca e Ronny era il protettore. Camminammo separatamente su due lati della strada in modo da poterci vedere. Mi ero vestita e truccata in modo da sembrare più grande. Dopo circa cinque minuti che avevamo incominciato a camminare, un uomo bianco mi si avvicinò. Disse che gli piaceva il modo in cui camminavo e che voleva portarmi da qualche parte. Sto andando ad una festa, gli dissi, sarà una festa molto su di giri. Sì? Che tipo di festa sarà? Che tipo di festa vorresti che fosse? Una festa per due, disse. Conosco un posto dove ci sono delle stanze private molto carine e non sono troppo care. È un club privato, prima ti devi iscrivere. Quanto costa? 15 per la stanza, 15 per l'iscrizione, 15 per la babysitter. Non sembri dell'età da avere un bambino. La babysitter è per la mia sorellina. Discutemmo sul prezzo. Pensava che fosse troppo alto. Gli dissi che stava facendo un buon affare e che una volta iscritto sarebbe rimasto membro per un anno. Ci sarebbe potuto andare ogni volta che avesse avuto voglia di divertirsi un po'. Alla fine accettò di pagare. Quando arrivammo all'edificio gli dissi di darmi i soldi. Così sarei andata al piano di sopra e avrei pagato. A proposito, dissi, mi vuoi dire che lavoro fai? Questa gente è molto esigente su chi si iscrive al club. Lavoro in banca. Vedevo dalla sua faccia che stava mentendo. Torno subito, non ti muovere. Corsi per le scale, aprì la porta sul tetto la chiusi con cautela dietro di me. Poi mi spostai di circa dieci tetti finché arrivai a quello da cui sarei dovuta scendere. Provai la porta, non si apriva, qualcuno l'aveva chiusa. Andai sul tetto successivo, fortunatamente la porta si aprì. Corsi giù dalle scale, e uscì dietro l'angolo in cui l'uomo stava aspettando. Raggiunsi velocemente il posto fissato con Pat e Ronnie. «Come è andata?» mi chiesero. «Facile». Come bere un bicchiere d'acqua? risposi. Ok. Facciamone un altro. Avevo paura di ritentare, perché temevo di scontrarmi di nuovo con lo stesso uomo. Possiamo girare per la quattordicesima strada? Abbiamo un altro edificio di riserva in quella zona. Ok, risposi. Ma prima controlliamolo. Spiegai della porta che non si voleva aprire. Trovammo un nuovo posto, lo controllammo e subito andammo nella quattordicesima strada. Nel giro di venti minuti, Pate ed io, avevamo acchiappato un pesce a testa. Ero spaventata a morte per il rischio di, intra di intralciarci a vicenda. Mi affrettai a raggiungere l'edificio con il mio uomo, presi i soldi e corsi al punto d'incontro. Aspettai, aspettai. Mi sembrò un'eternità fino a quando arrivarono. Pat mi aveva visto con il mio uomo ed aveva avuto il buon senso di andare in un altro edificio con il suo. Eravamo tutte di ottimo umore. Hai visto com'è facile? mi chiese Pat. Sì, è un gioco da ragazzi. Ci dividemmo i soldi, avevamo fatto 45 dollari a testa. Tornai di, di corsa all'albergo, c'era Miss Shirley e andammo nella sua stanza per bere qualcosa. Mi sentivo milionaria. Avevo i soldi che avevo guadagnato lavorando al caffè più i 45 dollari. Sfoderai il mio rotolo di banconote e restituì i soldi a Miss Shirley. Ragazzina, so che non hai uno zio ricco. Da dove saltano fuori tutti questi soldi? Le raccontai tutto. Mi credevo così in gamba. Sei pazza, ragazzina! Sai cosa ti faranno quegli uomini se ti incontreranno per strada? Bimba, alla gente di queste strade non gliene frega un cazzo di te. Queste strade ti mangeranno il culo da viva? tesoro, so quello di cui sto parlando. Sei scappata di casa, vero? Sì, le dissi. Sono scappata da casa. L'ho sempre saputo. Bene, tesoro, non ti posso costringere a tornare a casa. Se ci provassi, scapperesti di nuovo. Ma stai sprecando il tuo tempo e la tua vita qui. Questa gente se ne sbatte di te. Quello che vogliono è succhiarti il sangue. Sei una ragazza in gamba, quello di cui hai bisogno è tornare a casa e finire la scuola. Non tornerò mai a casa. Bene, se proprio vuoi restare in queste strade, è meglio che ti comporti con un po' di buon senso. Non permettere mai che qualcuno ti usi e ti prenda in giro. Che sarebbe successo se uno di quegli uomini fosse stato un pazzo e ti avesse seguita al piano di sopra? Che cosa sarebbe successo se l'altra porta fosse stata chiusa e tu non fossi riuscita a scappare? Dov'era la tua cosiddetta protezione? Vuoi raccontarmi che sei disposta a rischiare la vita per 15 dollari? Bambina, il village non è il posto adatto per giocare. Ci sono dei pazzi qui intorno che uccidono le ragazzine come te e ce n'è uno che le taglia i capezzoli. Bambina, per quello che ho capito, Ron, quel ragazzo, non sarà mai altro che un ruffiano. Non ha fatto nulla per guadagnarsi quei soldi. È meglio che inizi a usare la tua testa. Capivo che Miss Shirley sapeva di cosa stesse parlando. Ma cosa devo fare, Miss Shirley? Sai bene quanto è difficile trovare un lavoro. Non ti preoccupare, dolcezza, mi verrà in mente qualcosa. Il giorno dopo, quando scesi nella hall, Freddy era dietro il bancone. Ho sentito che cerchi un lavoro, disse. Mm -hmm. Hai mai fatto la ragazza da bar? No, gli dissi. Bene, vai in un posto da Tony, nella terza strada, e chiedi di un tipo che si chiama Chuck. Digli che ti mando io. Grazie, grazie mille. Andai da Tony e parlai con Chuck. Hai del lavoro? gli chiesi. Certo, abbiamo sempre del lavoro per ragazze carine come te. Rise, conosci le regole? No. 15 dollari a sera, 25 cent per ogni drink e un dollaro per ogni bottiglia di champagne. Lo guardai in stupidita. Il tuo lavoro è stare seduta, fare la graziosa, tenere allegri i clienti e farli consumare. Lavori dalle otto di sera alle quattro del mattino, quando il locale chiude. Quello che fai dopo sono affari tuoi. Solo non prendere accordi dentro il locale. Sì, risposi cautamente. Bene, allora ci vediamo questa sera. Quando tornai all'albergo, raccontai a Miss Shirley del mio nuovo lavoro. Bene, tesoro, ma devi stare davvero molto attenta. Ci sono un bel po' di pazzi qui intorno. E continua a cercare un vero lavoro, così potrai andare alla scuola serale. Bene, ed ora vieni con me e ti mostrerò come truccarti. Sembra una puttana da quattro soldi. Alle otto meno dieci ero da Tony. C'era Chuck che mi presentò all'altra ragazza. Il suo nome era Joyce. Vieni qui un minuto, dolcezza, mi disse. E andò in fondo alla sala. La seguì. Ti piace il whisky in soda? Credo di sì, non l'ho mai assaggiato. Anche se ti piace non ti ubriacare, le tue consumazioni le farò senza whisky. Se viene un cliente e so che è un tipo sospettoso, allora te le farò vedere. Se invece vuoi una consumazione col whisky, ordinano con le mani incrociate. Per lo champagne non posso fare granché, tenterò di continuare a versarlo nel bicchiere dell'uomo, ma non è poi così male e le bottiglie sono piccole. Ok, grazie. Andai al bar e mi sedetti. Nel giro di un paio di minuti entrò una coppia di ragazzi bianchi. Si sedettero un paio di sedie più in là e continuarono a guardare nella mia direzione. Vuoi qualcosa da bere? disse uno. Ok, risposi. Che cosa bevi? Biskin Soda. E così cominciò quella che si presentava come un'interminabile parata di whisky in soda senza whisky. Alla fine persino l'odore di quella roba mi faceva star male. Ogni tanto chiedevo alla cameriera di metterci un po' di whisky, ma non sono mai stata una grande bevitrice. La maggior parte dei clienti era bianca, che cercavano di rimorchiare. Trovavo la maggior parte di loro volgare, noiosa e viscida. Io sedevo al tavolo inventavo varie storie da raccontare giusto per divertirmi. Un altro obiettivo delle mie storie era convincerli a spendere sempre più soldi. Se pensavo che al tipo piacessero le storie tristi, per mollare un po' di soldi, gli raccontavo una storia veramente strappalacrime. Delle volte fingevo di essere una studentessa della New York University. Questo impediva loro di essere troppo sfacciati. Quando recitavo la parte della studentessa di solito raccontavo che mi stavo specializzando in matematica perché normalmente la gente non ne conosce nemmeno le basi. Una sera, però, dopo che avevo raccontato a un tipo la storia della specializzazione in matematica, l'uomo mi fece delle domande sugli integrali e sui numeri immaginari. Non avevo la più, più vaga idea di cosa stesse parlando. Venne fuori che insegnava matematica proprio alla New York University. So che stai mentendo, mi disse. Certo che mento. Chi diavolo si interesserebbe alla vita di una cameriera? Il tizio scoppiò a ridere. Questo merita una bevuta, disse. Porta un drink alla signorina. Da allora il tizio, lo chiamavo signor matematica, cominciò a venire abbastanza spesso. Prendeva da bere e ci sedevamo a raccontarci storie. Come va la tua tesi? mi chiedeva. Bene, rispondevo, sto facendo uno studio cronologico sul significato sociale di 2 più 2 uguale 4. Avevo un altro paio di clienti abituali, la maggior parte veniva a raccontarmi i suoi problemi, avevano problemi con le mogli oppure problemi con il lavoro. Alcuni non erano altro che degli ubriaconi che volevano qualcuno con cui bere, ad altri piaceva semplicemente la sfida di tentare di sedurre una ragazza giovane. Molte delle altre ragazze erano prostitute. Le poche che non lo erano stavano solo cercando di guadagnare dei soldi extra oppure erano alcolizzate. La maggior parte delle donne erano carine e molto protettive nei miei confronti. Alle prostitute piacevo perché mandavo loro in continuazione dei clienti ed ero sempre molto discreta. Feci subito amicizia con il quartetto jazz che lavorava regolarmente là. Ho sempre amato il jazz. Applaudivo, gridavo e facevo sentire che la loro musica mi piaceva. In particolare diventammo amici molto stretti con il pianista. Lo chiamavo il mio grande fratello ed era molto protettivo nei miei confronti. Quando il locale chiudeva, lui e a volte uno o due del gruppo mi accompagnavano a casa. Se pioveva mi mandava a casa in taxi. L'orario di chiusura era la parte più dura. Alcuni uomini pensavano che offrire da bere dovesse desse loro il diritto a qualcosa di più della conversazione. Però Chuck era un buon buttafuori e sapeva riconoscere un problema prima che diventasse davvero serio. Se un tizio esagerava, Chuck gli si avvicinava e gli diceva che ero la sorella di uno dei ragazzi della band e che se non mi trattava con rispetto gliel'avrebbe avrebbe fatto vedere lui. Ogni tanto, bazzicavano di là dei tipi veramente eccentrici e originali. C'era un ragazzo che aveva comprato le mutande di quasi ogni ragazza che ravolava da, da Tony, paga pagandole 15 dollari l'una. Gli chiesi che cosa ne facesse, rise e mi disse che le appendeva alle pareti del suo appartamento. Quando lo disse a una delle altre ragazze, si mise a ridere. «Piccola, e tu ci credi?» Quel tipo se le porta a casa e se le ficca sotto il naso. È un maniaco degli odori. Ma tutte le donne di Tony dovevano stare attente. Alcuni degli uomini che gironzolavano lì attorno erano davvero pericolosi. Delle sere, quando le cose andavano a rilento e non c'erano clienti nel locale, le donne raccontavano storie dell'orrore su tutti i pazzi nei quali si erano imbattute. Ero... Grande per la mia età, ben fatta e con tutto il trucco che mi mettevo di solito mi davano 18 anni. Dicevo a tutti che ne avevo 19. I bianchi non mi chiedevano mai l'età. I neri invece, prima o poi, si rendevano conto che ero più giovane di quanto gli desse a intendere. Alcuni indovinavano che ero scappata da casa e mi prendevano da parte, incoraggiandomi a tornarci. Dopo un po', tutte quelle che lavoravano nel locale... Cominciarono a prendermi in giro perché non avevo un ragazzo. A questa non piacciono gli uomini e non piacciono le donne. Era una ragazza che fa lavorare le dita. Quando mi prendevano in giro, volevo sprofondare in un abisso e nascondermi. Quanto più ero imbarazzata, tanto più ridevano. Un nuovo bassista incominciò a suonare per la band e io mi presi subito una cotta per lui. Ero convinta di essere innamorata. In breve. Tutti vennero a sapere della mia cotta, ma il bassista non mi si filava per niente. Facevo ogni cosa che pensavo potesse attirare la sua attenzione, ma lui mi ignorava. Verso l'ora di chiusura arrivava la sua ragazza bianca e semano andavano insieme. La odiavo. Avevo un'aria così compiaciuta. Una sera stava piovendo a catinelle fuori il locale, era vuoto. Il bassista mi disse: Ho scritto una canzone per te. Vuoi sentirla? Stavo per svenire. Il mio sorriso andava da un orecchio all'altro. Sì, voglio sentirla. Il resto della band si unì all'avanzo di galera, avanzo di galera e l'intero locale scoppiò a ridere. Sarei potuta morire all'istante. Fu la fine della mia cotta, ma in seguito, ripensandoci, lo trovavo divertente. Un mucchio di neri che incontravo al village erano legati a delle donne bianche. Alcuni di loro venivano a raccontarmi: Non mi piacciono le puttanelle nere, dammi una bianca al giorno. Quando gli chiedevo perché, dicevano che le donne bianche erano più dolci, le nere sono cattive, le donne bianche sono più comprensive, le nere pretendono di più. Una delle cose che veramente mi faceva infuriare era quando chiamavano le donne nere zaffiro. Sai come sono queste negre? Zaffiro, cattive. Molti di questi tipi avrebbe camminato sulla mia faccia solo per poter andare con una donna bianca. Delle volte ero veramente stanca di stare sempre con degli adulti. Sgal sgaiattolavo nel mio vecchio quartiere oppure bazzicavo con Pat e Ronnie. Una sera. Andavo, andavamo a una festa al centro morivo dalla voglia di stare con ragazzi della mia età così disse a Chuck che mi prendeva una serata libera quando arrivavamo alla festa era smorta e stanca così Pat e uscirono a cercare del fumo a loro piaceva quella roba ma a me faceva paura Aspettai a lungo che tornassero, incominciai a parlare con un ragazzo che sembrava davvero carino, di quanto la festa fosse smorta. Disse che sapeva di una mega festa che ci sarebbe stata più tardi. Aspettai che tornassero Pat e Ronny, ma non arrivarono mai.